Io parlerò del futuro, di come possiamo immaginare nei prossimi anni di diagnosticare più precocemente questa malattia e di curarla meglio. E quindi quello che vediamo adesso è che il futuro della cura dei tumori del seno in particolare, dipenderà molto dall'atteggiamento femminile, cioè dalla capacità delle donne di controllarsi, di seguire le informazioni, di creare movimenti di opinione e di recarsi ogni anno e mezzo, ogni due, a farsi controllare il seno. Quindi per questo che io ritengo che questo movimento che è nato, queste 99 volte in rosa che ha creato la Lidia Armani, la scuola di senologia, sia importantissimo. È un modello che vorremmo applicare in tutte le regioni, perché si avvicina alla popolazione non solo con l'autorità della classe medica, ma anche col piacere delle manifestazioni d'arte, della musica, della letteratura. Quindi entra, io penso, dovrebbe entrare profondamente nella coscienza della popolazione. Professore, all'Aquila c'è il problema delle macerie con il terremoto. In queste macerie c'è mescolato il tracciamento anche l'amianto e l'Eternit. Quali sono i rischi per i cittadini? È un problema difficile da valutare adesso perché l'amianto è molto grave, però per fortuna è grave solo dove l'esposizione è molto forte e molto continua. Cioè gli abitanti di Casale Monferrato dove c'era l'Eternit per tutta la vita sono stati esposti all'amianto. Dove invece l'esposizione è più parziale ed è più transitoria, non sappiamo ancora bene quanto possa incidere e questa spero che sia la condizione di questa città, dell'Aquila. Io mi auguro, l'ho visitata oggi per la quarta volta dopo il terremoto, c'è qualche segnale di ripresa, c'è, però manca ancora molto e molto molto. Dottor Andreoli, l'importanza della prevenzione nella lotta al tumore alla mammella? Beh, quando si pianificano delle strategie per cercare di controllare un tumore, si hanno a disposizione tre grandi settori: la prevenzione primaria, la diagnosi precoce e la cura. Per quanto riguarda il tumore alla mammella, di questi tre settori, quello oggi ancora di gran lunga più importante è il settore della diagnosi precoce e della prevenzione, che ci consente di diagnosticare oggi delle forme di tumore in uno stadio così precoce che fino a poco tempo fa erano assolutamente impensabili. Quanti sono i casi ogni anno in Italia di questa malattia? L'incidenza del tumore della mammella è in aumento in tutti i paesi occidentali e anche in Italia, dove ormai siamo arrivati a qualcosa come circa 40.000 nuovi casi di tumore all'anno. Da quando io ho iniziato ad occuparmi di questo problema, quindi ormai da qualche decennio, l'incidenza è praticamente raddoppiata. Il metodo risolutivo più efficace? Beh, intanto, al di là dell'importanza della diagnosi precoce, il settore della terapia anche qui ha fatto grandi progressi. Oggi la terapia del tumore alla mammella è una terapia interdisciplinare per eccellenza e quindi non esiste un metodo risolutivo, esiste una serie di terapie che tutte assieme portano a una guarigione nella stragrande maggioranza dei casi. Professore, si parla di tumore alla mammella. Qual è l'incidenza di questa malattia nella nostra regione, all'Aquila? Dunque, innanzitutto dico subito che mancando un registro tumori, come per esempio c'è in altri posti, anche all'estero, c'è la mancanza di un punto di raccolta di tutti i casi che effettivamente si trovano annualmente. Comunque, quello che vi posso dire è che la situazione abruzzese rispecchia moltissimo quella che è la situazione nazionale, cioè che praticamente annualmente si scopre che circa 6 o 7 donne su 100 vengono ammalano di cancro.
Qual è l'importanza della prevenzione? Il concetto deve essere chiaro, la prevenzione è intesa come diagnosi precoce. Voi avete visto questa mattina, se avete partecipato, che quanto prima si scopre il tumore, tanto maggiore è la percentuale di guarigione a 5 anni, a 7, a 10 anni. Oggi un tumore che viene scoperto con le metodiche attuali che ci consentono di fare una diagnostica precoce perfetta, ci consente di dire che circa il 90-92% delle donne a 5 anni sono viventi, quindi a 7 c'è un 85-88%, questo significa che oggi quanto più scopriamo tumori piccoli, tanto maggiore è la sopravvivenza e la guarigione di questa malattia. Il tumore in età giovanile è in aumento? In età giovanile io sinceramente non credo, anche se stamattina è stato detto che c'è una buona percentuale. Sapete perché? Perché è difficile fare una programmazione di quali sono gli esami più idonei per l'età giovanile, tenendo conto che ci troviamo di fronte spesso in quelle che sono le mammelle dense, mammelle giovanili, in cui la mammografia, che è un esame base, come stamattina Cosimo Di Maggio ha detto in maniera chiara, però non sufficiente soprattutto in quella fascia di età tra i 30 e i 40 anni in cui la mammella è una mammella giovanile, densa, molto compatta, che è di difficile individuazione. E qui l'ausilio quindi non solo dell'ecografia, ma come secondo livello la risonanza magnetica, che è molto sensibile alla scoperta anche dei piccoli tumori.